Eccoci qua, bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Sampdoria-Lazio. La Lazio vince a Genova 3-1, seconda vittoria in trasferta di questo campionato, terza in stagione. E bene, oggi credo che la Lazio abbia dimostrato per l'ennesima volta quello che dico da 2 anni. Da due anni che questa squadra mi sembro anche ripetitivo, non voglio esserlo, però continuo a vedere alcuni di voi che non capiscono quello che dico, e quindi io lo ripeto fino a che il messaggio non viene recepito. Questa squadra ha un problema di testa, perché nel primo tempo scende in campo in un modo e nel secondo tempo scende in campo in un altro modo. Questi sono i sintomi di una squadra bipolare, di una squadra a cui continua a non funzionare qualcosa a livello psicologico, ok? Oggi praticamente la gara opposta di quella contro l'Udinese di giovedì scorso. Non entri in campo al primo tempo, entri in campo al secondo tempo. Oggi entri in campo al primo tempo e decidi di non entrare in campo nel secondo tempo. Poi quello che fa Milinkovic, cioè quello che ha fatto Milinkovic oggi, ragazzi, quante volte l'abbiamo visto negli ultimi 2-3 anni? Quante volte? Cioè, io l'avevo capito 5 secondi prima che sarebbe stato espulso. Quante volte abbiamo visto negli ultimi 2 anni un calciatore della Lazio fare una cosa del genere? Oh, sul 3-0, stavamo vincendo 3-0 e Milinkovic si è fatto espellere per proteste facendo una cosa del genere. Successe la stessa cosa lo scorso anno a Lazio Spezia al 96esimo, a partita vinta, cioè abbiamo vinto 2-1, mancavano soltanto 10 secondi al fischio finale e si sono fatti espellere Lazzari e Correa, no? Cioè, è così, la squadra, c'è ancora qualcosa che non funziona nella testa di questi giocatori, perché guarda quando giochi che cosa riesci a fare, guarda quando giochi. Oggi nel primo tempo poteva finire 4-0, 5-0, ma se avessi giocato nella ripresa come hai fatto nel primo tempo, la partita sarebbe finita 6-0, 7-0, poi capisco che ci possa essere anche la stanchezza di alcuni. Basic oggi al 90esimo era molto stanco, no? Non si reggeva in piedi, perché voglio dire, è la prima da titolare dopo, no, in realtà ha giocato a Mosca, però comunque aveva anche giocato una mezz'ora abbondante contro l'Udinese 3 giorni fa, e quindi non si reggeva in piedi. Zaccagni poi, dopo un primo tempo incredibile in cui è stato imprendibile, nel secondo tempo non si reggeva in piedi dopo 10 minuti, quindi ci sta la stanchezza dei giocatori, ci sta la stanchezza di alcuni, e ci sta quindi prendere anche il gol dell'1-3 in inferiorità numerica in quel modo, cioè ci sta, i giocatori erano stanchi, e poi hai preso un gol molto simile tra l'altro a quello che hai preso a Bergamo, il gol del 2-2 di De Ron, molto molto simile. Infatti poi la Sampdoria ha avuto poco dopo anche la chance del 2-3 nell'identica maniera, cioè con le stesse dinamiche d'azione. Comunque, a parte tutto, ottima vittoria, importante, perché se non sbaglio raggiungiamo la Roma e superiamo il Bologna, e quindi in questo momento siamo sesti in classifica aspettando quello che farà la Juventus questa sera. Partiamo proprio da Zaccagni, che è stato il migliore in campo. Tutti e 3 i gol della Lazio nascono da una sua giocata. L'assist per il gol, l'assist molto intelligente per il gol dell'1-0 di Milinkovic. L'assist, non ho capito se fortuito oppure voluto, è per il gol del 2-0 di Immobile. E poi grande giocata che fa partire il gol del 3-0 sempre di Ciro Immobile. Immobile, anche lui, secondo migliore in campo insieme a Zaccagni. Il gol del 3-0 è proprio il
Un gol da attaccante vero, un gol da attaccante vero, un gol fenomenale. E quindi grande Ciro che pochi minuti prima aveva sbagliato un gol più semplice di testa, sempre su assist di Zaccagni, che in quell'occasione avrebbe proprio meritato il gol, il terzo assist. Bellissimo, bellissimo cross controllato, diciamo, no? Col sinistro proprio per la testa di Ciro. E peccato che quell'azione non è stata appunto concretizzata, non è stato preciso Immobile in quella circostanza. Molto molto bene Pedro, solita partita da Pedro. E Basic, ripeto, si vede la differenza tra quando gioca Basic e quando non gioca Basic, perché la squadra è più ordinata, la squadra è più equilibrata. Basic ti dà equilibrio ed è la stessa cosa che ho detto nel video dell'altro ieri. Basic ti dà equilibrio, infatti oggi fino a che la squadra c'è stata con la testa, la Sampdoria non ha fatto un tiro in porta. Questo è. Poi nel secondo tempo, più che altro, le occasioni della Sampdoria sono nate dalle fasce, da giocate, diciamo, sulle fasce, cross in area. Infatti abbiamo un po' sofferto di testa, però di testa soffriamo da inizio stagione, e questa è una cosa che va puntellata, va migliorata. Non ne becchiamo una di testa, non ne becchiamo una. Cioè oggi la maggior parte delle occasioni che ha avuto la Sampdoria, quindi nella ripresa, sono state occasioni con colpi di testa. Quindi c'è da migliorare sotto questo punto di vista. Cataldi ha fatto una partita ordinata, secondo me. Leiva è entrato bene nel secondo tempo. Continuiamo, secondo me, a perdere troppi palloni a centrocampo, palloni che poi fanno nascere delle ripartenze potenzialmente dannose. Ed è la stessa cosa che è successa giovedì contro l'Udinese. Il secondo gol dell'Udinese e il terzo gol dell'Udinese da cosa nascono? Nascono da palloni persi a centrocampo con la squadra molto alta. Questo è. Cioè, andateveli a rivedere. Sono due fotocopie. Cioè, due fotocopie. Gol presi sul secondo gol di Beto, palla persa da Milinkovic-Savic. Sul 3-1 dell'Udinese, palla persa da Luis Alberto, no? Questo è un'altra cosa sulla quale riflettere molto, ecco. Sulla quale riflettere molto. Giocatori che ti dovrebbero fare la differenza contro l'Udinese, non te l'hanno fatta, cioè te l'hanno fatta al contrario, prima poi del grande gol di Milinkovic sotto l'incrocio. La difesa ha fatto, secondo me, una buona partita, soprattutto Luis Felipe. Si è sentita infatti l'assenza di Luis Felipe contro l'Udinese, ma queste sono proprio le partite sue, cioè queste sono le partite sue. Si è sentita anche la mancanza di Marusic sulle fasce. Poi Sarri ha fatto entrare Lazzari davanti al posto di Zaccagni, e inizio a pensare che questa sia una scelta molto logica da parte di Sarri, perché in questo momento Lazzari non può giocare terzino. Ripeto, non riesce proprio a entrare nel ruolo, ma con la testa, sia con il fisico, ma soprattutto con la testa. Soprattutto con la testa non ci riesce. E Sarri preferisce terzini più fisici e soprattutto terzini che danno più equilibrio, no? Che sanno fare entrambe le fasi. E questi sono appunto Marusic e Yusai. Che altro da aggiungere? Felipe Anderson è entrato nella solita maniera, svogliato, e diciamo che il gol del 1-3 nasce anche da una mancanza di copertura da parte sua. Comunque, è inutile parlare di Murici perché insomma, ripeto, non è colpa sua, non è colpa sua. Oggi ha fatto quello che poteva, qualche giocata buona, qualche pallone invece stoppato con la palla che va a 4 metri da lui, ma purtroppo i difetti sono questi, i limiti sono questi. Bene, così adesso testa a una delle partite più importanti della stagione fino adesso, quella contro il Galatasaray. Forza Lazio, sempre per sempre. Voglio aggiungere due cose: bene Stracoscia, che ha fatto due o tre parate importanti, ma continuano ad esserci evidenti limiti sulle uscite. Non esce mai. Oggi una palla gol della Sampdoria nasce proprio da un'uscita che non c'è stata di Stracoscia, e poi ci ha messo una pezza. Però prima magari esci, così non devi parare il colpo di testa. E seconda cosa, Milinkovic è stato ingenuo, e l'ho detto, è stato a tutti gli effetti una testa di cazzo, perché non puoi reagire così sul 3-0 e salterai una trasferta ostica come quella di Reggio Emilia. Ma per fortuna che abbiamo preso un sostituto all'altezza come Basic. Ma l'arbitro ci ha messo
messo del suo, perché non fischiando un fallo evidente a tutto il mondo come quello su Milinkovic per trattenuta di maglia e andando a fischiare quello di Milinkovic pochi secondi dopo, hai palesemente innervosito il calciatore. Quindi prima fai il tuo lavoro e fallo bene, poi puoi fare il protagonista. Questo è quello che dico.